Eccoci, ancora in diretta con voi per questo 29 dicembre, penultima contrattazione dell'anno 2021. Oggi i mercati europei stanno mostrando un po' di debolezza, probabilmente anche in scia della chiusura contrastata di ieri di Wall Street e anche dell'andamento abbastanza, insomma, usiamo ancora questa parola, contrastato dei mercati asiatici di questa mattina. Andiamo a vedere cosa sta accadendo in Europa in questo momento. Allora, l'Italia è in territorio negativo, in realtà ha aperto il nostro indice italiano già sotto la parità, meno 0,49%. Il CAC di Parigi resiste sopra la parità e è in rialzo dello 0,08%. Invece in territorio negativo si posiziona anche la borsa spagnola, l'Ibex cede lo 0,31%, anche il DAX di Francoforte cede lo 0,16, quindi insomma i mercati un po' depressi, mi verrebbe da dire. Eugenio Sartorelli, buongiorno. Buongiorno Manuela, buongiorno a tutti. Sono un po' depressini in questi ultimi giorni dell'anno i mercati? O si stanno riposando perché insomma hanno macinato e corso per tutto l'anno? Cioè, io sono un po' monotono sulle cose che dico, alle volte mi ripeto e chiedo scusa, però qui è come l'anno scorso. L'anno scorso avevamo una serie di casi della pandemia in crescita, dei morti in crescita. Per fortuna quest'anno i morti sono in crescita, ma decisamente inferiore alla crescita, e i mercati brindano a questa situazione con nuovi rialzi. Brindano ovviamente, lo dico in maniera scherzosa, ma di fatto è il tanto peggio per quello che può essere per l'economia, tanto meglio per i mercati finanziari. È cinico, ma i dati numerici sono incontrovertibili. Se vi ricordate l'anno scorso, a novembre c'era stato un minimo, stavo parlando del 2020, e la pandemia è peggiorata durante tutto l'inverno. Andate a vedere i grafici dell'anno scorso, che rialzo c'è stato. Quest'anno stiamo facendo la stessa cosa. C'era stato un ribasso, una leggera correzione alla fine novembre, peggiora la pandemia e i mercati via di nuovo a salire. È perché finché le cose vanno peggio, le banche centrali continueranno a mettere liquidità. Ai mercati non gliene frega niente No, no, dell'economia, ma io su questo niente, sono d'accordo, zero. sono d'accordo, l'abbiamo detto tante volte, ma Lo insomma, ribadisco. anche se poi a livello più, come dire, stretto e più operativo ancora non è accaduto, però per esempio la Fed ha anticipato un cambio di passo nella politica monetaria, la BCE no, è vero, però insomma, è stato detto che i primi mesi dell'anno saranno monitorati e poi è evidente che qualcosa dovrà fare pur la BCE, anche la BCE. Questo non cambia lo stesso, diciamo, la sicurezza, non cambia la sicurezza che i mercati sentono nei confronti dell'azione delle banche centrali, perché in realtà, l'annuncio è stato fatto. Sì, l'annuncio è stato fatto, ma praticamente la riduzione di liquidità sarà compiuta a marzo per la Fed, e poi ce ne sarebbe ulteriore da fare. Però a marzo finisce una riduzione di liquidità di un certo livello, ma non, cioè, ne rimane comunque tanta. L'Europa fa finta di non vedere l'inflazione e fa finta e va avanti per la sua strada. E se però se la pandemia prosegue e rallenta l'economia, cos'è che facciano le banche centrali? Si rimangiano la parola, l'hanno già fatto altre volte. Se l'economia rallenta, troveranno un altro modo per fornire ulteriore liquidità. E questo i mercati lo sanno, perché non esiste l'exit strategy. Non esiste. Qui volete vedere i mercati crollare? Bene, domani esce una pastiglia che cura tutti i sintomi e la pandemia. Una pastiglia, non una puntura, che si può prendere quando si vuole. I mercati da quel giorno vengono giù, giorno dopo giorno, vengono giù pesantemente. Fino a quel momento le banche centrali l'hanno detto chiaramente: sì, ritireremo liquidità, a meno che non ci sia bisogno ancora di sostenere la situazione di grave disagio creato dalla pandemia. Beh, su Certo. questo sono stati non chiari, chiarissimi, perché quello del ritiro di liquidità sono 2 o 3 mesi che lo dicono. Quello del fatto che sosterranno l'economia e indirettamente la finanza a oltranza in caso di prosecuzione della pandemia, lo dicono da marzo invece del 2020. E questo è, e i mercati sanno benissimo questo. Aggiungiamo che i gestori vogliono finire l'anno in bellezza, perché chiaramente hanno grandi spese, hanno il viaggio intorno, devono pagare il viaggio con Elon Musk, che costa tanto intorno alla Terra,
hanno 3-4 appartamenti da gestire e così via. Ovviamente sto sempre scherzando, ma tutti questi gestori vogliono le loro commissioni di performance, che sono Certo. mostruose. Quest'anno sono mostruose, indipendentemente sempre dal fatto di quello che è accaduto. E l'anno scorso sono state sempre elevate, quindi vogliono chiudere l'anno in bellezza. Poi io credo che, visto che la pandemia comunque sta diventando sempre una cosa sempre più, come si dice, meno grave rispetto all'anno precedente, e credo che poi dopo l'Epifania dovranno incominciare a rivedere i loro portafogli sia Certo. sulla base degli asset class, ma soprattutto sulla base dello stock picking. Quindi preparatevi a volatilità e lo dico pensando di avere delle alte probabilità di avere ragione, dopo l'Epifania preparatevi a volatilità. Non dico Ok. correzione importante, ma volatilità, perché dopo l'Epifania dovranno rivedere i portafogli i grandi gestori, che invece adesso tengono belli investiti sull'azionario. Anzi, vi faccio vedere subito una cosa che Sì. è molto Poi utile. ti chiedo io una cosa rispetto a quello che stavi dicendo, però prima mostraci quello Sì, che devi, vai. vi faccio vedere la conferma del fatto che stiano investiti sull'azionario, è lì da vedere perché sto parlando soprattutto dell'America. Però vi faccio vedere lo skew indicator. Lo skew indicator è un indice sostanzialmente di copertura, cioè quando sale vuol dire che le put out of the money, che sono utilizzate soprattutto per le coperture, sono in aumento. E guardate come sta salendo questo indicatore, si chiama skew ed c'è soprattutto solo sul mercato americano. E parte proprio dal 21 dicembre, dall'ultimo rialzo. Guardate che rialzo c'è stato. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che i gestori americani hanno tutti comprato azioni, però si sono coperti con le put, giustamente, perché dicono: io compro, ma sui massimi assoluti io voglio essere cautelato dal fatto che poi magari ci sia un cambiamento di rotta anche rapido, magari Certo. anche, non dico dal primo giorno di gennaio, ma dopo l'Epifania. E allora si cautelano. Però è una conferma, cioè questo non sarebbe salito se non avessero acquistato azioni. Ecco, quindi è una conferma comunque che sono, al di là dei volumi che sono mediamente bassi perché non sono elevati, però sono volumi legati a gestori, perché diversamente questo grafico non sarebbe salito. Ok, sì, io ti stavo chiedendo banalmente, visto che parlavi di quello che potrà succedere dopo l'Epifania, appunto con il nuovo anno, se è già possibile, capire quali potrebbero essere gli asset più interessanti, da monitorare, ovviamente, visto che l'Epifania è dopodomani, già adesso bisogna farsi un'idea, no? Su dove guardare o no, Eugenio? Lo ritengo molto difficile perché uno dei punti focali sarà, e qui ritorno a far vedere, sarà la questione dell'inflazione. E Sì. adesso un attimo che vado a Sì. prendere, eccolo qua. L'inflazione che in realtà sta rallentando, perché questo è il verde, guardate, è il prezzo del gas che paga l'Europa alla Russia sostanzialmente, che è sceso tantissimo. Perché è sceso tantissimo? Perché sta salendo il natural gas. Perché sta salendo il natural gas? Perché ci sono navi su navi che dall'America stanno arrivando all'Europa col natural gas di Canada e Stati Uniti. Questo per tamponare il fatto che la Russia sta giocando col rubinetto: un po' te lo tengo aperto, un po' te lo tengo chiuso. Però questo sta riducendo i prezzi del gas. Ricordiamo, il gas non è solo riscaldamento, è energia che serve alle aziende, quindi inflazione, perché quanto più pagano le aziende pagano l'energia, tanto più devono far pagare il prodotto finito. E quindi questo un po' sta effettivamente rallentando. Vi faccio vedere un altro grafico, che è il Baltic Index, cioè il costo dei trasporti, che anch'esso sta scendendo in maniera piuttosto decisa da ottobre. Tutto questo può portare al rallentamento dell'inflazione. Quindi, secondo me, il punto focale sarà, visto che secondo me la pandemia sempre di più diventerà una cosa abbastanza gestibile. Gestibile perché appunto sempre, ci sono tanti contagi, ma i decessi per la quantità di contagi sono in forte diminuzione. Meglio così. Sì, anche se mi sembra, no, ma io sono d'accordo con te, sai, il problema è che mi sembra che invece a livello poi decisionale siamo sempre tutti un po' nel caos. Invece dopo 2 anni e con quello che hai detto tu, anche con i vaccini, bisogna un attimino cercare di ragionare in modo un po' più freddo, perché altrimenti non ne usciamo più da questa Sì, cosa. esatto, non possono fermare continuamente nazioni,
con dei casi, con dei ca scusate, con i decessi che sono comunque in percentuale molto inferiori a un anno fa, ma molto, molto inferiori. Quindi sì, gestire, ma non chiudendo tutto. E questo mi pare che i paesi, soprattutto anglosassoni, sono in quella direzione ormai da tempo. Però si vedrà, questo lo vedremo più da gennaio. Stanno Sì. rimandando a gennaio per vedere di prendere decisioni, o febbraio, di prendere decisioni più precise anche a livello europeo. L'altro dato sarà l'inflazione. Ecco, sulla base di queste due cose confluenti, allora poi i gestori potranno decidere lo stock picking, quindi l'asset class su cui puntare, e sicuramente sull'obbligazionario sarà veramente difficile puntare sull'obbligazionario, perché è veramente a valori ridicoli. E, anzi, ve lo faccio vedere, perché ricordiamoci, adesso vi faccio vedere il rendimento del T-note. Ma cioè, capite che il T-note decennale rende l'1,48%, qui è 14,8 ma va diviso per 10, con un'inflazione americana che è oltre il 4%. Cioè, come fa un gestore andare sui bond? Quindi una Certo. parte del rialzo dell'azionario è anche figlio di questa cosa. Se però l'inflazione rientra, magari i bond possono diventare più appetibili. Ricordiamo che con la riduzione della liquidità c'è anche un minor acquisto di bond, e in teoria governativi, e in teoria i rendimenti dovrebbero un pochettino salire e andare un po' più verso quella che è l'inflazione, e quindi avvicinarsi, andare oltre il 2. Ricordiamoci, ecco, se incominciassimo a vedere un T-note sopra il 2% con un'inflazione che scende, beh, un po' di gestori incominciano a pensare: beh, sai cos'è? Tolgo un po' di soldi dall'azionario e vado su un settore molto meno a rischio, cioè i bond governativi, solo una parte. Queste sono cose che non possiamo ancora sapere. Quindi prima bisogna vedere gennaio, vedere che dati usciranno e che decisioni verranno prese dalle varie nazioni Certo, sulla questione del certo. Covid. Quindi Chiarissimo. è prematuro, direi E adesso. allora adesso io ti faccio anche una domanda trabocchetto che però ci porta su un altro argomento che affrontiamo sempre con te, che anno sarà il 2022 per le cripto? Non è una domanda tanto trabocchetto, nel senso che voglio capire se invece è già possibile definire se entreranno a far parte, cioè se verranno considerate dei veri e propri asset, anche se poi lo sono già, cioè poi parliamo del Bitcoin, dobbiamo fare differenze con altre cripto. Però se qualcosa cambierà a tuo parere, del 2021 si era detto che sarebbe stato l'anno delle cripto, effettivamente un po' lo è stato. Il Bitcoin, nonostante sia stato sempre molto volatile, ha riportato dei record assoluti. Ci sono state delle aperture, anche delle chiusure da parte di alcuni paesi, tipo la Cina, però delle aperture da parte di organi istituzionali. Chi ha cominciato ad adottare il Bitcoin, per esempio, come moneta vera e propria? Insomma, però, che anno sarà il 2022? Siamo a buon punto? Ma intanto vi faccio vedere un grafico, che è quello, è la relazione tra il Bitcoin, che è la linea verde, e il rendimento del T-note. Guardate, fino a poco fa, adesso la correlazione è intorno a 0,5, ma fino a poco fa era 0,60-0,70. Però lo vedete anche a occhio come c'è questa Sì. correlazione molto forte, che non c'è mai stata in passato. Detto in altri termini, e questo da quando avviene? Avviene da marzo di quest'anno, cioè da quando è incominciato in America a venire fuori la voce: ma qui l'inflazione sta salendo. Ovviamente tutto poi è stato governato, il prezzo del T-note, ripeto che è quella, è la linea, cioè sono le barre, è stato anche governato dagli acquisti delle banche centrali, cioè è stato tenuto su irrealistici valori bassi di rendimento e quindi alti di prezzo, grazie solo all'acquisto, perché diversamente sarebbe dovuto convergere almeno verso l'inflazione in tempi normali. Però la cosa interessante è che il rialzo del rendimento, legato anche all'inflazione, è stato accompagnato da un rialzo del Bitcoin. Il Bitcoin, non le cripto, perché si sono accorti un po' di gestori che forse il Bitcoin, guarda caso, è un asset deflazionistico, esattamente come nell'ottobre del 2008 scrisse Satoshi Nakamoto nel suo paper di introduzione alla blockchain, al Bitcoin. Il Bitcoin poi partì, il primo fu coniato nel gennaio, mi pare, o il 7 o l'8 gennaio del 2009. Si stanno accorgendo di questo.
Quindi, visto che c'è un'inflazione finanziaria fuori controllo, ve lo faccio vedere come è fuori controllo. Adesso vado a prendere, vediamo un attimo se ce l'ho qua. Sì. Eccolo qua. Ve lo faccio vedere perché la produzione di moneta è fuori controllo. Questa è gli asset delle principali banche centrali. Ebbene, il Giappone ha degli asset delle banche centrali, quindi ha un asset rispetto al PIL pari al 130%. È una cosa completamente fuori controllo. Non c'è punto di ritorno, non c'è exit strategy. Gli stanno dietro l'Europa, che è oltre il 60%. Ecco perché i mercati stanno ancora salendo. Guardate la linea rossa, la Fed. La Fed, malgrado abbia messo una liquidità enorme, rispetto al PIL, è a quasi circa il 40-50% meno dell'Europa. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che la Fed ha ancora un sacco di cartucce da sparare se volesse. Ecco Sì. perché i mercati per la questione Covid stanno salendo. Ma detto questo è l'altro dato importante che prima non avevo di cui non avevo citato. Questa liquidità, e quindi finché ce n'è, i mercati probabilmente rimarranno elevati, vanno anche in direzione del Bitcoin, perché questa crea inflazione finanziaria. Oltre all'inflazione reale, quella dei prezzi, ha creato inflazione finanziaria, cioè, lo vediamo qua sotto, un rialzo rettilineo, malgrado il Covid. Questa è la linea rossa, questi lo cito, sono presi da Jardini Research, che è un sito di ricerche finanziarie di altissimo livello. Guardate il rialzo mostruoso della linea rossa dell'S&P 500 con anche il rialzo di tutte le principali banche centrali, cioè degli asset delle banche centrali. Ebbene, questo ha alimentato anche un po', ma solo parzialmente, questa inflazione finanziaria ha alimentato il Bitcoin. Quindi, secondo me, è una mia opinione, ovviamente, secondo me il Bitcoin, e ci mettiamo anche altre criptovalute, quindi ci mettiamo Sì. Ethereum, è solo in un momento di transizione adesso. Da gennaio probabilmente verranno accettati dalla SEC finalmente degli ETF, o meglio degli ETN che hanno come sottostante il Bitcoin, non i futures sul Bitcoin, e Ethereum, non il future su Ethereum. Ecco, a quel punto veramente le principali cripto sono sdoganate anche dal Certo. principale ente finanziario mondiale. E a quel punto, secondo me, unito a quello che avevo fatto vedere prima, cioè il fatto che c'è un'inflazione finanziaria, porterà denaro un po' di più verso le criptovalute, un po' di più. Poi ci saranno anni, secondo me, ancora più importanti negli anni a venire, perché i gestori devono cominciare a masticare questa nuova asset class. Ancora molti la rifiutano, la ripudiano, non vogliono assolutamente capire che ha delle caratteristiche Ma innovative rispetto a spaventa quello che c'era prima. sostanzialmente, Spaventa. essenzialmente la volatilità estrema delle cioè di questo asset, è quello Non è proprio. quello, però se vi faccio vedere, adesso non ce l'ho qua, ma vi farò vedere, ovviamente non vado a prendere la micro criptovaluta Dogecoin o No, questa beh, pacca da poco, ma se vi faccio certo. vedere alcuni titoli del Nasdaq, non del Nasdaq che hanno capitalizzazione di 100 milioni di dollari, ma che capitalizzano miliardi di dollari come le criptovalute, ecco, per esempio uno mi viene in mente Tesla, ecco, vi posso far vedere che un titolo come Tesla ha volatilità paragonabili a quella del Bitcoin. Quindi ci sono delle azioni sul Nasdaq 100 che hanno volatilità assolutamente paragonabili a quelle del Bitcoin. Potrei anche farmi vedere Zoom. Ve lo do come compito a casa. Sì. Va Andatevi a vedere il grafico di Zoom. Andatevi a bene. vedere che cosa ha fatto. In che precipizio è finito? Zoom, quello che a un certo punto quotava 60 Guarda, volte. lo guardiamo. Sì, Posso. vabbè, ma lo posso far vedere anch'io, se no, se tu ce l'hai già pronto, ovviamente lo guardiamo. No, Zoom. pronto non ce l'ho, devo solo cercarlo anch'io Certo, però anch'io non però so. Zoom ha fatto una discesa che ovviamente ha portato a un forte incremento di volatilità, ma per dirne Eccolo uno, qua. Sì, eccolo qua, l'ho trovato anch'io adesso. Sì, beh, insomma, il grafico è abbastanza immediato nella sua percezione, insomma, lo dicevi tu assolutamente, peraltro dopo che aveva dato chiaramente sì, per guardate. le. Sì.
Sì. Ma ci sono altri titoli, quindi ci sono alcuni titoli, ripeto, grossi sul Nasdaq, che hanno volatilità simile alle principali criptovalute. E quindi la volatilità delle criptovalute è sempre decisamente elevata, ma si sta riducendo, si sta riducendo. E cioè stanno diventando non mercati maturi, perché è ancora distante da essere maturi, ma mercati un po' più maturi di prima. Attenzione che maturo vuol dire più efficiente. Più efficiente vuol dire che è più difficile trarre profitto utilizzando dei metodi statistici quantitativi o dei metodi legati comunque all'analisi tecnica, che fa sempre poi utilizzo di metodi statistici quantitativi. Certo. Ecco, quindi le criptovalute secondo me hanno dei trend molto chiari, molto più facili da cavalcare, ma attenzione che quanto più diventano maturi, tanto più sarà difficile cavalcare i trend, perché ci saranno sempre più dei micro trend, cioè del rumore di fondo all'interno, che renderà un po' più difficile fare trading. Quindi adesso secondo Allora, me sono sì. ancora da, per i trader sono ancora da prendere, per gli investitori assolutamente, soprattutto Bitcoin e Ethereum. Per me Chiudiamo ancora però restando, ti faccio un'ultima domanda che è un po' più croccante, diciamo così, restando ancora sempre sul Bitcoin e sul fatto che poi ovviamente no, tutte le aperture, le prese di posizione che sono arrivate anche durante quest'anno hanno portato appunto in alcuni momenti il Bitcoin proprio a salire e a raggiungere anche i suoi record assoluti. Tu segui su Twitter, guarda un po', te lo faccio vedere questo. Tal Riccardo Salinas Pliego, io sono andata sulla sua pagina, non so se hai sentito parlare di lui in questi giorni, è il terzo uomo più ricco del Messico ed è famoso per essere l'uomo d'affari messicano per eccellenza, ma non solo per questo, anche per essere un detentore di Bitcoin, lui si è definito così nella sua autobiografia e proprio in questi giorni non è passato inosservato il suo appello che è stato anche diffuso e pubblicato in un video su Twitter in cui ha parlato proprio di Bitcoin e valute fiat e ha detto di acquistare Bitcoin, cioè diciamo che ha cercato di fare l'influencer di Peraltro se tu guardi anche qui sulla sua pagina Twitter, impresario messicano e Bitcoin holder con tanto di simbolino del Bitcoin, quindi insomma lo mette proprio in evidenza. Potrebbe diventare il prossimo influencer? Beh, allora io credo che aumenteranno sempre di più gli imprenditori come questo signore, che al di là che è un imprenditore, probabilmente si è innamorato dell'idea che c'è sotto. Ah, scusami, e poi ha detto di comprare Bitcoin e di stare alla larga invece dal denaro fiat, quindi insomma, di investire proprio nella regina delle cripto, quindi di buttarsi su Sì, quello, ecco. ma la motivazione è quella che vi ho detto, cioè Satoshi Nakamoto scrive proprio nel paper dell'ottobre 2008, Crest criptovaluta viene creata soprattutto per contrastare la produzione di denaro fuori controllo fatta dalle banche centrali. Era il 2008, le banche centrali, ed è il 2009 che poi hanno fatto una sparata enorme di produzione, ve lo faccio rivedere così, Sì, ve certo. lo faccio rivedere, ecco, guardate, 2008 ha iniziato la prima sparata, ma guardate poi 2009, queste sono tutte le principali banche centrali, continuano, continuano, producono denaro, continuano. Poi c'è stata una flessione tra il 2017 e il 2019 e poi fuori controllo. Non esiste exit strategy. La produzione di denaro delle banche centrali è completamente fuori controllo. Poi sicuramente avranno qualche modo per limitare questa cosa, ma ormai sono incastrati in una situazione che, se vanno verso una exit strategy, fanno crollare i mercati. Dei bond, che è quello più inflazionato di tutti, e quello azionario. Lo fanno collassare, quindi non c'è più exit strategy. Uno dei modi, dal punto di vista, sono d'accordo con l'imprenditore, uno dei modi per mantenere il potere d'acquisto dei propri asset è detenere Bitcoin. Sono completamente, non solo Bitcoin, ovviamente, No, abbandonare la valuta, certo. no. Però, secondo me, sempre più nel Lui portafoglio ci vuole dice, Bitcoin. state alla larga, guarda, leggo proprio quello che ha detto, state alla larga dal denaro fiat, che sia il dollaro, l'euro, lo yen, sono tutti la stessa cosa, sono soldi falsi, fatti di bugie di carta. Le banche centrali ne stanno producendo più che mai, ovviamente non esageriamo, adesso qui Sì. è, ecco, non è così, però qui torna sul concetto della produzione che sta facendo, che ne stanno facendo gli istituti centrali, ecco, che è quello che dicevi tu. Ma vi faccio vedere uno Sì, insospettabile, poi guardiamo, chiudiamo, ecco, vediamo se sì. ce l'ho, cioè, guardate, questo è fino al 2019. Sì. Ecco, quello rosso è la produzione, cioè è il balance sheet, quindi gli asset detenuti dalla banca centrale giapponese rispetto al PIL.
Quello sopra è la Banca Centrale Svizzera. Molti non lo sanno. La Banca Centrale Svizzera è il più grosso hedge fund al mondo da molti anni. È un hedge fund. Questi Ok. producono denaro e perché lo fanno? Non perché ne hanno veramente bisogno, ma per difendere il franco. Producono franco e poi vendono, lo vendono contro euro e contro dollaro per non avere un cambio troppo penalizzante. Ma è fuori controllo. Cioè, adesso siamo quasi al 140 nel 2021. Certo, Cioè, è una situazione che Satoshi Nakamoto avrebbe individuato, anche questo imprenditore, è una situazione preoccupante. Preoccupante perché non si sa come in qualche modo rientreranno e potrebbe essere molto, molto doloroso il modo di rientrare. Per questo non rientreranno e quindi viva lunga vita al Bitcoin. grazie Eugenio Sartorelli, chiudiamo su questa tua espressione. Grazie per essere stato con noi, togli la condivisione così, così ti saluto e ti faccio gli auguri di buon anno Certo. vis-à-vis. E ci rivediamo nel 2022. Adesso aspetta, eccoti qua. Perfetto. Passa una buona fine d'anno naturalmente, e ci rivediamo appunto nel 2022. Auguro anche a te, Emanuele, ci rivediamo con tutti e vedremo Certo. come se ci saranno forti cambiamenti già dall'inizio del 2022. Assolutamente, già dalle prime battute del nuovo anno, vediamo un po' dopo il riposo che faranno i mercati appunto da venerdì fino a lunedì con queste 3 giornate, se torneranno con un'altra impronta. Grazie ancora, Eugenio.